Voi capite che poi andare a dire chi è Diana Rabbardi è una docente, dopo queste presentazioni mi sento anche... Grazie a tutti di essere venuti. Allora, io non farò un intervento, non voglio fare un intervento, lascio la parola a Daniela ed Ernesto, però vorrei chiarire due concetti fondamentali. Perché siamo qui? Noi siamo qui non per seguire un convegno pur di... Noi siamo qui. Allora, non per... voi avete dei relatori che oggi pomeriggio saranno con voi per approfondire gli argomenti che loro vi stanno proponendo e sono degli argomenti che reputiamo e pensiamo essere fondamentali per andare avanti nella scuola secondo delle indicazioni che noi dobbiamo andare a trovare e a cercare. Quando il sindaco Gori mi ha anticipato dicendo l'articolo che ha scritto dove io dico che ci dobbiamo fermare. Allora, noi ci dobbiamo fermare per andare avanti, non fermare perché poi la cosa rimane statica, assolutamente. Impara Digitale ha fornito alla scuola, penso, in questi anni, degli strumenti per poter lavorare in una maniera nuova, per aiutare la scuola, dal curriculum mapping, che è usato tantissimo dai docenti, al sito delle metodologie didattiche, visitato da quasi 1 milione di utenti, quindi vuol dire che abbiamo dato dei servizi utili al mondo della scuola. Però non basta, questo dal nostro punto di vista non basta. Allora io lo riprendo il discorso, noi abbiamo un piano nazionale scuola digitale che ci ha addestrato all'uso della tecnologia, ci ha avvicinato all'uso della tecnologia ed è stato importantissimo da questo punto di vista, ma non ci ha dato la struttura, non ci ha dato dei punti di riferimento precisissimi su cui far sinergia di tutti gli aspetti della scuola, che non è solo l'uso della tecnologia, che continuiamo a ripeterci è uno strumento, ma poi questo strumento che cosa ne facciamo quando entriamo in classe? Cosa ne facciamo quando abbiamo dei dirigenti che non sono entrati in una governance diversa della scuola? Cosa diventa sempre altro rispetto a quella che è la nostra attività giornaliera che rimane ancorata necessariamente al tradizionale, perché poi dobbiamo dare i voti, dobbiamo interrogare, ci sono gli esami di maturità, ci sono gli esami della terza media, cioè ci sono tutte quelle incombenze che noi docenti dobbiamo, a cui dobbiamo rispondere. Quindi si parla di competenze, ma non si valutano. Si parla di un cambiamento didattico, ma non sappiamo dove possiamo andare. Si cambia di ambienti apprendimento diversi, ma poi siamo legati alla sicurezza, agli spostamenti, agli orari, alla normativa, alla legislazione. Quindi è chiaro che oggi, e soprattutto oggi, ci dobbiamo rendere conto che se ci affidassimo solo alla normativa forse la vivremmo come un obbligo. Noi dobbiamo cambiare paradigma e stare qui oggi, la nostra proposta, la proposta di Impara Digitale, con cui lavoro con il CNIS, con Daniela Lucangeli, ormai da un anno, con le istituzioni che sono qui e che ringrazio veramente della loro presenza, di tutta la comunità scolastica che oggi è presente, perché oggi ci sono docenti, dirigenti, operatori della scuola, professionisti, psicologi, famiglie, aziende. Ecco, tutti insieme dobbiamo porci un punto, una riflessione che secondo me è fondamentale per come sono cambiati i nostri studenti, come sono cambiati i nostri ragazzi. Perché se noi non introiettiamo questo cambiamento profondo di questi ragazzi e non riusciamo a comprendere veramente che il cambiamento deve avvenire perché dobbiamo recuperarli, dobbiamo indicare loro la strada vera, dobbiamo veramente farli diventare protagonisti di un processo di apprendimento, ma hanno cambiato il modo di comunicare, hanno cambiato il modo di vivere, sono in un mondo dove noi adulti raramente ci entriamo. Non mi dite che avete gli studenti uguali a quelli di 2 o 3 anni fa, perché non è vero. Sin dai piccolini, sempre con queste tecnologie in mano. Allora io per anni, 8 anni, ho portato avanti l'idea dell'innovazione digitale.
E io ci credo fermamente che la scuola può cambiare e deve cambiare, se no non sarei qui, assolutamente, e non faremmo questa grande fatica di organizzare questo evento. E mi dispiace se oggi qualcuno non è soddisfatto come gli altri anni, ma spero che rimanga poi e comprenda il grande valore del parlare insieme, dello stare insieme, perché siamo noi che creiamo network e siamo noi che dobbiamo cominciare a capire quali sono le criticità e le positività che ci offre il digitale. Solo quando avremo in mano questi dati, ecco perché Daniela Lucangeli, ecco perché impara Ernesto Burgio, ecco perché io sono felicissima di questo incontro con loro, perché la scienza ci sta dando dei dati e noi dobbiamo studiarli per capire come cambiare veramente la scuola. E questo può avvenire solo se noi introiettiamo che non è che ci viene dall'alto, ma è in rapporto con i nostri ragazzi. Guardiamoli in faccia e cerchiamo di capire dove loro stanno andando per recuperarli al nostro modo di volere il loro bene. È un discorso etico della scuola che non possiamo non considerare, e questo può avvenire solo dal network che noi stiamo creando tutti insieme, perché ognuno di noi ha delle esperienze che può proporre, ma dobbiamo anche ascoltare loro. Quindi la ricerca che noi abbiamo fatto, digitale sì, digitale no, grazie anche al supporto di Acer che ci ha dato i finanziamenti anche per poter fare questa ricerca, abbiamo fatto il primo anno di ricerca. Da domani troverete sul sito di Impara Digitale un sito dedicato a questa ricerca, dove mettiamo a disposizione quello che noi abbiamo fino ad ora analizzato a disposizione di tutta la scuola. Questo ci sarà un secondo anno di ricerca con Daniela, con il team del CNIS, dell'Università di Padova, sotto il suo coordinamento. Loro ci danno i dati, noi dobbiamo guardarli, studiarli, riflettere e capire come veramente si cambierà la scuola, ma la scuola la dobbiamo cambiare noi. Ecco perché gli stati generali, ecco perché gli eventi che noi faremo in Italia per disseminare e chiedervi aiuto. Grazie.